Siamo pronti? Questa sera ospite del nostro salotto, Davide Tizzano, con il suo libro, ultimo libro, C'è sempre un'isola. Toc toc! Davide, ci sei? Ciao Romana, buonasera. Benvenuti a tutti. Aspettiamo che arrivi Davide. Aspettate che lo sto chiamando. Ecco. Ciao Cri, ecco. Davide, pronto? Buonasera, signor ospite. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Ciao Grazie. carissimo, come stai? Vedo che hai il libro in bella mostra, diciamo. Bene, Ovvio. bene, grazie. Tu come stai? Bene, benissimo, bene, bene. Bene che l'isola è praticamente attraversata da un vento fortissimo, per cui tutto vola, ma va bene così. Accidenti. Siamo Ho visto le foto. Ma tanto comunque non ci si può muovere in ogni caso. No, siamo Vabbè, che vicini. questo è il periodo, novembre. Io ricordo quando dovevo tornare a scuola da Napoli, ricordo una volta che doveva nascere mia nipote. Ricordo quel giorno benissimo, cioè non sapevo che stesse per nascere, ovviamente. Rientravo da scuola e c'era un solo aliscafo, quei vecchi aliscafo, aliscafi propriamente detti, quelli proprio che si. L'Algol, quello piccino che si scendeva di sotto, magari pure quelle poltrone un po' rosicate. Sì. E ricordo, eravamo io e un carabiniere che veniva addirittura dalla Sicilia, doveva prendere servizio a Capri. Ma era io 19, 18 anni, lui comunque sui 19 era una recluta, era giovanissimo ed era spaventatissimo. E l'aliscafo divenne un sommergibile. Ah, Novembre è sempre stato, ascolta, anche febbraio, febbraio. mi stanno salutando, ti sta salutando Pierluigi. Allora, Buonasera a dunque, tutti. le cose come ti deve? Dunque, devi sapere, vabbè, in realtà già lo sapevi questa cosa, che sono presente io fisicamente qui, però in realtà siamo, è corale, questa è una sera corale, lo sai benissimo, e abbiamo letto quasi tutto il tuo libro, nel club delle letture di Capri, per cui È mi fa... vietato ovviamente anche questo, come il primo era un po' più sul vietato minore ai 14 anni, il secondo e questo sono vietati, vietato ai minori di 18 anni, Figurati. scusami, bisogna sottolineare. Allora, dunque, adesso ne parleremo appositamente. Dunque, quindi ti dicevo, la nostra è una voce corale, l'abbiamo letto, ci siamo scambiati idee, e quindi è come se qua vicino a me ci fosse Pierluigi, ci fosse Romana, Cristina, Grazia, Sabina, Agnese, Maria, Bettina, insomma, tutti, tutti, tutti i componenti del gruppo del lettore di Capri. Allora, Davide, dunque. Grazie. Diciamo, io ho le mie personali domande, ma ho soprattutto le domande appunto dei tuoi amici. Tra un po' arriva un altro ospite, ecco, lo sapevo. Eccolo È qui, lui immancabile. si chiama Missi, togliti, dai. Missy. Ok, allora dunque ti porto appunto le mie domande, tante cose che vorrei chiederti, ma anche le domande quindi dei tuoi amici, degli amici che hai lasciato un po' di anni fa a Capri e che appunto ti vogliono chiedere qualcosa riguardo questo libro. Allora, iniziamo, andiamo però per ordine, cominciamo da quello che c'è fuori, poi andiamo nell'interno. Allora Davide, ci devi adesso fare, io perlomeno non lo so, non so se ne hai scritto su qualche social, non ho idea. Questa copertina, questo nome, vorrei tanto sapere, perché Mino Zeta e perché questa copertina cosa rappresenta? Vai, iniziamo da quello che c'è fuori. Praticamente Vai. voi che partiamo dalla copertina, dal simbolo. Allora, praticamente il cerchio, questo è il cerchio, è un simbolo che rappresenta un po' la perfezione, l'omogeneità, quindi praticamente diciamo c'è assenza di divisione, assenza di distinzione nel cerchio. È un simbolo che ovviamente il cerchio ha diverse simbologie, tantissime, molteplici, può stare ad indicare che so il cielo, così come lo zodiaco, quindi che so il cielo visto sotto l'aspetto, il cielo cosmico. O la terra in sé per sé, in questo caso anche la cellula che racchiude in sé tanti processi che sono tecnologicamente i più avanzati, tra le altre cose che possiamo conoscere, ecco perché non bisogna andare
ad invadere il cerchio cellulare, ed è difficile anche penetrare la cellula, quindi siamo, diciamo, in tema, perché non si parla di virus da un bel po' di tempo, saranno 10, 20, 30 anni, pensa, forse dal 1900, dalla spagnola addirittura. E quindi praticamente c'è tutto un universo dentro un cerchio, se vogliamo vederla come un cerchio, la cellula. Chiaramente anche in architettura, ad esempio, rappresenta l'armonia, il cerchio. E cosa c'è di più armonioso di Capri in questo caso? E poi, come la vedo io, a parte il cristianesimo, l'evocazione al ritorno alla vita, quindi l'immortalità, ma ce ne sarebbero talmente tanti, materialità e di simboli, che è inutile stare qui a ripetere. Per quanto riguarda me, rappresenta l'isola, quindi l'isola, il cerchio è proprio lo scoglio, che può essere anche un pianeta, una stella che vaga nello spazio. Così io Capri me la sono sempre immaginata così, insomma, come qualcosa di unico, di indivisibile, e in alcuni casi forse troppo isolata, non sotto l'aspetto proprio diciamo delle condizioni geologiche o morfologia, anche sotto l'aspetto di mentalità, ma un po' tutte le isole sono così, si tende sempre a stare un po' distanti. Può rappresentare anche la famiglia, che in questo caso comunque è il cerchio migliore dove poter rifugiarsi. Mino Z è lo pseudonimo che utilizzavo quando una carissima amica di Capri mi chiese se volessi scrivere, visto che pubblicavo questi post su Facebook, se volessi scrivere degli articoli, volessi scrivere sul suo blog. Era un blog che era appena aperto, e disse: beh, tu puoi utilizzare anche uno pseudonimo. Io avevo già questo in mente, e quindi Mino Z è quello che utilizzerò anche nel prossimo romanzo, perché questa abbiamo chiuso un po' questo cerchio, in questo caso, di basta autobiografia, almeno per il momento, basta Capri per il momento, e ovviamente sono in debito di una presentazione che farò ad Anna Capri di C'è sempre un'isola. Poi chi vorrà dovrà seguirmi, spero, oltre manica, perché il prossimo romanzo, speriamo che le cose vadano per il verso giusto, che le cose migliorino, quindi sarà la prova del 9, o la va o la spacca, verrà presentato altrove, sarà tutta un'altra cosa, sarà una storia differente, non parlerà di me, non sarà autobiografico, non parlerà di Capri, è tutto da scoprire il prossimo romanzo. Okay. E verrà scritto in inglese, quindi... Ci buttiamo un po' all'interno di questo libro, che parla, abbiamo anticipato, di Capri, ma Capri è Davide, Capri è la vita principalmente di Davide. Allora, io personalmente sono rimasta colpita, mi piacerebbe iniziare con le parole di una particolare pagina che mi sono segnata perché l'ho adorata subito, e per far immergere i lettori che ci stanno ascoltando, che ancora non conoscono la tua storia. Vorrei partire da pagina 39. Cosa avevi scritto a pagina 39, caro Davide? Allora, è la pagina che mi sono segnata e che a me è piaciuta tanto. E vorrei cominciare appunto a leggere questi righi per immergere appunto i lettori che non conoscono questa storia in quello che tu hai voluto raccontarci con questo libro. Dunque, c'è sempre un'isola. Nella mente, nell'animo, nei sogni, nei libri, negli spazi vasti e misteriosi del firmamento, in mare e negli oceani. Isole e gli uomini, isole e le terre emerse, lontane dall'immaginazione, lontane dalla terraferma. Un cane abbandonato è una triste isola, una margherita arancione in mezzo a un campo di fiori bianchi e un'isola. E continua con altre bellissime parole. Allora, qui è un po' il punto, e non solo, di quello che tu hai voluto poi rappresentarci con questa copertina. Un po', forse mi ritrovo, quello che adesso hai poc'anzi detto su questa copertina, io un po' la ritrovo anche nelle parole che adesso ho letto. L'isola, perché in questi versi, se così li vogliamo chiamare, che ho letto, non c'è solamente un'isola
positivamente vista. E se parliamo di un'isola che un cane abbandonato è una triste isola, una margherita arancione in mezzo a un campo di fiori bianchi è un'isola. Io non ci vedo tutto positivo. Tu quando hai scritto queste parole, e invece era tutto è positivo o c'è anche negativo? Nel fatto positivo è che... un'altra parola che chissà se utilizzeremo ancora. Prima o poi dovremo, penso, bannarla un po' ovunque, anche dai dizionari, perché positivo proprio. No, è chiaro che un'isola, sì, anche nel caso di Capri, un'isola è un po' un, come può essere un locus amoenus, nel senso sereno, pacifico, un po' come la descrizione che fa l'incipit Dante Manzoni, chiedo scusa, ai Promessi Sposi, quindi quel ramo del lago di Como, via dicendo. È un locus amenus, quindi un locus, un luogo che dà serenità, meno che dà tranquillità, pace. E come in estate, Capri, un posto più sereno, pacifico, anche nonostante tutto, diciamo, la bolgia di turisti e il caos che c'è, il traffico e quant'altro, problemi che potrebbero essere risolti, però chiaramente noi viviamo sempre, ci trasciniamo, perché poi d'inverno dimentichiamo tutto e ci andiamo in letargo. E quindi e diventa in, in inverno l'isola pure, in questo caso diventa un locus terribilis, quindi tipo Asper, rifacendoci sempre magari a Promessi Sposi, il locus terribilis è dove vive, dove vive Don Rodrigo, no? Quindi un locus senza niente, tutto, brullo, tetro, insomma, anche un po' gotico, e Capri soprattutto in inverno, quindi un po' novembre è sempre stata così, non c'era bisogno del lockdown, perché io ci ho sempre visto in Capri, sì, si può dire tutto, noi ci facciamo anche un po' fessi, tra parentesi, ci prendiamo un po' in giro sul fatto che sì, è meravigliosa, certo, però diventa anche un po' un posto dove si rischia di impazzire. Quindi c'è un po' questa analogia con il luogo sereno, locus amoenus e locus asper, inverno. Quindi non è sempre qualcosa di ovviamente di positivo l'isola, è anche qualcosa di negativo, di rimanere isolati, dire che sto confinare qualcuno, tipo il Monte il Conte di Montecristo o Ventotene, dove magari si confinavano i dissidenti o coloro che la pensavano in maniera differente nell'epoca fascista. E quindi l'isola può essere anche vista come solitudine, chiaramente questo troviamo questa isolitudine, questa espressione nella introduzione che fa Luciano Garofano nel mio primo libro, Nato a Capri, e quindi c'è questa isolitudine, questa tendenza ad isolarsi, a rimanere un po' come è successo nel caso del povero Vittorio, diciamo, no? Vittorio è diventato un'isola sull'isola. E tante volte magari per essere per cercare di migliorare questa situazione di luogo, per rendere un luogo proprio giusto, appunto ripetendo l'espressione amoenus, quindi sereno, pacifico, ameno, bisognerebbe creare degli arcipelagi, perché unire delle isole in quel caso è molto utile, perché le isole poi spariscono, le isole, come nel caso delle isole Hawaii, crescono, si ingrandiscono, emergono, però spariscono anche. E poi nel momento in cui un'isola tipo Atlantide sprofonda, la si può cercare dappertutto, ci si può immaginare che sia oltre le colonne d'Ercole, un po' ovunque, però non sappiamo di preciso che fine abbia fatto. Quindi rimane anche un po' sempre affascinante questa ricerca. Nel caso delle persone poi diventa superfluo andare a cercare un'isola quando non c'è più, perché è difficile poi, non sappiamo dove vanno gli uomini e le persone, questo nessuno lo sa. Vero, verissimo. A tal proposito, e andando anche oltre,
Ti avevo già anticipato che ho delle domandine di qualcuno che ti ha conosciuto, tra l'altro scoperto anche da molto piccolo. C'è qualcuno che ha fatto le scuole addirittura con te, che ti conosce da quando eri piccino, che adesso ha letto, così come ha fatto con quelli precedenti, ha letto quest'ultimo tuo libro e si è posto delle domande, quindi mi faccio portavoce. Secondo te di chi sto parlando? Sto parlando Pierluigi. di Luigi. Esattamente. E guarda che lui ha fatto, abbiamo fatto, insomma, abbiamo avuto modo, grazie al tuo libro, di riflettere su delle tematiche importanti. E lui mi diceva di dire a te che hai scritto nel tuo libro che Capri, appunto, è un mondo nel mondo, al di fuori del mondo. Tu usi queste parole. In quale di questi mondi ti sei trovato di più? Lui si chiede, noi ci chiediamo, in quale di questi mondi tu sei stato veramente a casa, veramente bene? Il mondo Capri, il mondo lontano che hai raggiunto con i tuoi viaggi o il mondo onirico in cui ti sei rifugiato spesso e di cui troviamo testimonianza nei tuoi libri, compreso questo ultimo? In quale mondo, Capri, viaggi, mondo onirico, ti sei sentito veramente? Vabbè. Sì, questo praticamente potremmo dire che il discorso nasce da, mi ripeto, nato a Capri, dall'idea di creare, di mettere giù un qualcosa che poteva rappresentare un po', come dire, un Bildungsroman. In tedesco, diciamo un po', non so se l'ho pronunciata bene, mi perdonino, il tedesco non lo conosco. Il Bildungsroman è praticamente un romanzo di formazione. Quindi l'ho anche scritto nella quarta di copertina, specificato che questa qui voleva essere, quest'ultima opera, piccola opera, voleva essere l'ultimo pezzo di tessere che andava a completare, andava un po' a dare forma al progetto iniziale, che era quello di fare un solo volume, che poi si è scelto di dar forma in questo modo, perché nato a Capri è un po' un gioco, è stato più qualcosa moderno, un esperimento di estrapolazione dalla realtà dei social network, da Facebook, pensieri riportarli su carta in modo da poterli poi poter stringere le pagine, poter sentire anche il profumo della carta, che è qualcosa che magari forse fra 30-40 anni accadrà con i libri, come è successo con le videocassette. Magari si troverà un bambino del 2070, un libro tra le mani, ma cos'è questo? È un libro, no, non avrà mai visto un libro perché stiamo andando oltre. Magari adesso si ascoltano i libri, non si, non, si, ci, si cresce magari con quell'abitudine, la portano dietro poi i ragazzi o i bambini, così come l'abitudine di guardare l'ora sui orologi con le lancette. Quindi ci saranno magari nuove generazioni che non sapranno leggere l'ora sui vecchi orologi. Tornando a tutto, quindi praticamente un Bildungsroman, un romanzo di formazione, dicevo, che è l'insieme, proprio tradotto in sintesi, delle vicende che hanno caratterizzato la morale e formato il carattere del protagonista delle vicende del romanzo. In questo caso, nelle vicende, scusa, narrate, che sono impregnate proprio giusto appunto sulle esperienze di vita vissuta, sono io, ci sono io, e quindi è questo. E mi ritrovo in un mondo che non è dove, piuttosto è voler dire quando, in diversi periodi della mia vita. Però il fulcro gira tutto, ecco perché il cerchio va tutto intorno, gira tutto intorno sempre a Capri, sempre a un potenziale ritorno, sempre a un pensiero, perché anche quando decisi di andare via, di lasciare l'isola, non mi sono allontanato più di tanto, proprio perché volevo avere, cioè se vivessi a 1.000 km da Capri o anche a 500 non sarebbe la stessa cosa. E qui un po' io rimasi anche un po' basito,
mi sono dato dei pizzicotti, cioè, ma è vero, è possibile, vedi una foto di Capri da un monte, che è Monte Miletto, che è qui, a Campitello Matese, sul massiccio del Matese, da lì si vede Capri, si vede Ischia, si vede il Vesuvio in lontananza. E in giornate particolarmente adatte allo scopo, quindi belle, col cielo limpido, senza nessuna imperfezione, si vede, ho pubblicato anche una foto, l'ho rubata questa foto, si vede Capri in maniera, da qui la neve, e quindi ho fatto dei sogni a volte, dove magari io mi affacciavo e vedevo Capri, come se stessi, che so, a Mastrovenza, per dire. Però chiaramente era un sogno. Nel momento in cui scoprì questa foto, disse, allora è più vicino di quanto può sembrare. Quindi il pensiero è più facile tornare, nemmeno sotto l'aspetto fisico, proprio mentale, a Capri quando la si ritiene vicina proprio geograficamente. È importante anche questo. Cioè, di nuovo, Missi, non mi impressionate se passa. Se vi dà le spalle, cercate di educarla, però se vi dà le spalle, il culo, chiedo scusa, non ci fate caso. Ascolta Davide, come potrai ben immaginare, tanti di noi siamo rimasti colpiti dalla pagina, che è la lettera che tu scrivi a mamma. Sì. E la mamma che adesso sta lì vicino a te? E mamma è nella sua stanza adesso, sa, io a quest'ora, visto che mi sveglio 3 mattina, 6:15, a quest'ora sarei già pronto per dormire, e quindi lei pian piano, con le luci sempre più morbide, si addormenta, anche perché tra l'altro sta sempre allettata, quindi è chiaro che dorme, si sveglia, però non bisogna mai, mai abbandonarle le persone anziane, mai, in nessun caso, perché soprattutto quando gioco forza, a una certa età perdono la demenza, in alcuni casi no, però nel momento in cui c'è questa problematica che è terribile, non bisogna perdere attrito, perché se sentono la lontananza della voce, la presenza, si dimenticano, ma non dimenticano in un giorno, in una settimana, attenzione, dimenticano in pochi minuti. Quindi bisognerebbe essere sempre presenti, sempre. E ecco quello che succede quando magari si è proprio impossibilitati a non poter badare ai propri genitori, perché poi diventeremo anche noi genitori anziani a cui qualcuno dovrà badare, e finire, diciamo, in un posto dove si viene maltrattati, dove si perde, anche perché tra l'altro loro continuano, perché l'anima è qualcosa di straordinario. Noi, nessuno sa quello che succede, nemmeno i neurologi, nemmeno, diciamo, i specialisti si sanno, studiano le malattie, quindi vengono a capo di fenomeni dovuti all'Alzheimer, al Parkinson, a tante altre cose, a demenza senile. Però è chiaro che è difficile, bisogna starci 24 ore su 24, di 12 ore, 10 ore, cioè comunque è chiaro, la notte magari, però per sapere che la persona siamo noi. Non è che la persona anziana, la Costanza che avrà 90 anni, il Davide che ne avrà 85, sarà comunque la persona con cui stai avendo a che fare adesso, con cui stai parlando adesso, con cui stai dibattendo adesso. Ora, se non ti ricorderà come si dice casa, oppure come si tiene una forchetta, conta poco, perché quello che c'è dentro è al di fuori di quello che vediamo. È molto molto più complessa la cosa, quindi è importante non abbandonare le persone, mai. Ho scritto questa lettera, stai ricevendo su questo argomento dei tanti cuoricini e tanti messaggi di comprensione. Agnese ha scritto ti capisco e ti abbraccio, Romana anche ti ha mandato un commento, un saluto riguardo questo che stai dicendo, e ritornavo appunto sulla lettera tua. Bellissima pagina 85, hai scritto questa lettera e chiudi dicendo parli di valori che contraddistinguono ognuno di noi, parli dell'umiltà, dell'onestà e della saggezza. Tornando appunto a una curiosità che ci siamo posti, che si è posto nella fattispecie per Luigi, nella scrittura dei tuoi libri, tra l'umiltà e l'onestà e la saggezza, quale hai utilizzato di meno?
quale ti è servita di meno e quale invece è stata indispensabile per scrivere i tuoi libri. Umiltà. Vabbè, io penso che l'unica che si possa omettere tra le tre sia proprio la saggezza, anche perché io so di non sapere e quindi magari ho avuto un percorso diverso dagli altri che mi ha aiutato nel mio romanzo di formazione a formare il mio carattere e a dare, diciamo, corpo alla mia morale. Mentre l'umiltà e l'onestà sì, sono proprio alla base della mia scrittura, perché l'umiltà mi contraddistingue, l'onestà è, mi sono aperto, più onesto di quello non si poteva essere. Ci sono tantissime altre storie che magari non starebbero in un volume grosso spesso così, però basta, abbiamo detto basta e basta così. Quindi sì, la saggezza nessuno di noi Romana il sapere, Romana ti sta scrivendo il sapere, sapere di non sapere, appunto, l'hai detto un po' tu. E Romana stessa è rimasta anche tantissimo colpita dalla tua affermazione che la libertà è poesia. Al mondo una cosa è certa, che la libertà è poesia. Ciao, buonasera ai nuovi entrati nel colloquio. Saluti tu tutti per me. Saluti ovviamente anche da Davide. Allora, ecco, anche questa tematica che al mondo una cosa è certa, che la libertà è poesia, anche questo ci ha colpito tanto. Ascolta, una curiosità, ma che credo sia anche necessaria e giusta. Hai dedicato il libro a Pietro Pino, che io non conosco, non so chi sia, ma immagino che Giampiero Chirico, che abbia fatto queste foto, sia, non so, un parente, un figlio, non so, non conosco. Sì, dici qualcosa. Giampiero è figlio della buonanima di Pietro, è scomparso da qualche anno, perché io poi l'ho saputo in ritardo, perché qui chiaramente è brutto sapere le cose da Facebook, è bruttissimo, ti svegli la mattina con qualcuno che ti dice cosa hai visto. Beh, a parte che ti scioccano, ti danno, tu la mattina ti alzi, sai che soprattutto in un anno horribilis come questo, ti aspetti che poi, prima o poi, ti arrivi quella notizia che possa presagire, possa farti capire che magari diciamo, la nostra vita è fatta di porte. Noi le porte devono rappresentare, le opportunità sono rappresentate da porte. Ci si presentano davanti, non le vediamo, non sono porte che noi dobbiamo aprire fisicamente. Molte volte le dobbiamo sfondare. E quindi chiaramente tu ti aspetti quella notizia che stia per arrivare, lasci presagire, dice, beh, quest'anno si sta per terminare e siamo all'alba, ci ritroviamo all'alba di un anno mirabilis. Ora è chiaro che la cosa che non vorrei pensare, lungi da me pensare questo, io non voglio essere malizioso, non voglio andare a incattivirmi, non voglio altri stressori, perché a una certa età cerchi di eliminare quegli stressori che sono fanno parte del passato, quindi maturando metti da parte le cose che magari hai capito o cerchi di capire che fanno star male, quindi cerchi di evitarle magari scremando un po' e tenendoti le cose migliori. Ovviamente non puoi fare a meno di tenerti anche quelle cattive, però cercando di starne quanto più lontano possibile, quindi lungi da me fare questi, però ogni volta che c'è qualcuno, perché io vedo da qui, ti ripeto, sono lontano ma sono vicinissimo, sono lì istantaneamente, e ho sentito anche certe volte dei commenti in merito a persone scomparse in vita, pure affermazioni cattive, che io poi alla fine sono rimasto così, ma in avuto ogni tanto che vengo a capo devo sentirmi dire pure queste cose, e poi sento dire delle persone dispiaciute talmente tanto che erano una persona che parla male di te e soprattutto alle spalle, a maggior ragione, è un nemico. Io, per me, poi non so voi, per me è un nemico. Nel momento in cui poi tu vai via, perché non sappiamo, ti ripeto, non sappiamo dove andiamo, nessuno sa dove andiamo,
E poi ci cerca di tornare sui propri passi, facendo plausi, ci conoscevamo benissimo, eravamo amanti, quanto ci volevamo bene. Non serve più di tanto. Sai quando ho capito una cosa del genere io? Con la morte di mio fratello. Quando morì mio fratello, abbiamo litigato spesso mio fratello, però ci siamo sempre pacificati. E meno male che quando lui è scomparso, in quell'occasione, bruttissima occasione, eravamo in pace io e mio fratello. Però c'erano delle cose che io ancora avevo dentro, dice, vabbè, poi io le dico, adesso man mano, adesso ci siamo ripresi, ci siamo avvicinati, siamo fratelli, siamo sempre stati, ci vogliamo bene. Poi prima o poi gliele dirò queste cose. Poi lui se n'è andato e io ho rimpianto il fatto di non essere riuscito a comunicare con lui di quelle faccende che magari potevano risultare essere anche eventi banali, però comunque volevo farlo. E dopodiché non puoi fare più nulla. Qualsiasi cosa puoi pensare, puoi pregare aiuta pure, sì, perché aiuta a, si dice che pregare, che isolarsi, aiuta a metabolizzare i lutti, perché comunque poi anche la morte è qualcosa, un lutto è come la morte, è qualcosa di naturale, anche se a mio avviso è tutto innaturale, perché si soffre tantissimo, però prima o poi devi fartene una ragione. Tornando alla dedica, sì, dicevamo, Giampiero mi chiese, mi disse un giorno così, mi scrisse, disse, guardi, ho fatto delle foto, vorrei farne un libro. Disse, guardi, io non faccio libri di fotografie, però potrei nel prossimo mio volume ospitare alcune delle tue foto, aggiungere alcune delle tue foto, se ti fa piacere. Poi chiaramente seppi del papà, il papà ci sono altri due fratelli in famiglia, e il suo papà viveva con la sua famiglia nel palazzo di Santa Teresa, quindi ci conosciamo anche con Giampiero da 48 anni, dalla nascita con la propria famiglia. Quindi è chiaro, mettendo le foto non si poteva far altro che almeno omaggiare Pietro, perché un uomo veramente, lui amava tantissimo la fotografia, però veramente ha sempre lavorato, io ho sempre visto lavorare, dai tempi di Gemma avrà fatto in vita migliaia di chilometri a piedi, migliaia, sempre sì, con la penna, tutto. Che vabbè, abbiamo parlato finora di Capri, però questo libro parla di Capri, ma parla il protagonista è Davide. Se tu dovessi dire a qualcuno, guarda, leggi il mio libro perché qui si parla di me che, cosa diresti? Di me che? Un motivo va. Di me che? È un po', sì, un po' particolare come diciamo consiglio da dare per quanto riguarda, visto che sei tu il protagonista del libro che scrivi, è difficile. È molto difficile scrivere di te stesso, però nel momento in cui cominci a farlo, poi diventa una cosa abituale, riesci a farlo con trasporto, direi soltanto di farlo per, diciamo che l'obiettivo principe è quello di farmi conoscere meglio. È ovvio che c'è chi ha tra le mie mani, avrà in futuro uno dei miei libri, conoscerà meglio qualcuno. Può anche immaginare che sia, anche perché tra l'altro non viene fatto proprio cioè, nome e cognome, cioè, quindi magari fra i 30-40 anni, quando non esisteranno più i libri, e si ritroverà questa sacca dei libri, ci andrà a finire, quindi dobbiamo scrivere tantissimi, ci andrà a finire in altre lingue, ci andrà a finire anche uno dei miei libri, cioè, chissà chi eri, guarda chi si è combinato, come pure cosa si facevano queste cose negli anni, ma quando erano scemo facevano ancora queste cose qua. Per quanto riguarda le altre cose, è stato anche fatto per lasciare, visto che ho lasciato Capri, per lasciare un ricordo perenne, perché molte persone che mi conoscevano da una vita non erano a conoscenza di tantissime, quindi molti sono rimasti anche scandalizzati, perché ci sono tutte cose vere, purtroppo per fortuna,
diciamo, le cose brutte, le cose belle sono tutte cose bellissime. E dice Luciano anche nella, in questa introduzione, che a volte magari non ci si crede, però lui che mi conosce bene, ha avuto modo di conoscermi bene e sempre meglio in questi ultimi anni, lo dice nell'introduzione, dice guarda, sembrano fatti non reali, però io so per certo che sono veri. Questo è vero. Questo. Ma ascolta, io credo di avertela già fatta forse l'anno scorso questa domanda. No, leggete comunque, lo leggano pure per leggere, perché bisogna leggere. Assolutamente. Basta che si legga, leggete. Una domanda che mi preme farti, che appunto non ricordo se già te l'ho fatta lo scorso anno, ma se tu fossi rimasto a Capri, i ricordi sarebbero stati altrettanto cristallizzati come quelli che troviamo nei tuoi libri? Perché tu hai una memoria che è per me tanto di cappello, insomma, io la mia memoria praticamente è pari a zero, tu hai una memoria che è cristallizzata. Ma perché hai lasciato Capri o perché è una caratteristica tua genetica? Sei così anche... No, no, no. Così io praticamente tendo ad immaginare le cose, cioè nel senso che anche quando leggo, oppure magari quando mi trovo a studiare, perché ci studia sempre, qualcosa, io la pagina, nel momento in cui l'ho letta, poi mi ritorna per quello che era la pagina, cioè nel senso riesco a leggerla non vedendola, perché l'ho un po' immagazzinata nella memoria. E quindi io ho sempre fatto questo gioco da bambino. Quando vivevo, per dire, un'ora, la si spende, anche perché poi il tempo a Capri rispetto ad altri posti è molto più lento. Sì. Il tempo a Capri da bambino, visto che da bambini dappertutto il tempo scorre molto più lentamente, a Capri scorre proprio molto, ancora più lentamente, e quindi un'ora può rappresentare un'eternità. E il discorso era questo, il gioco da fare. Matteo dice, in questo che sto facendo adesso, devo trovare almeno un dettaglio, devo salvare qualcosa in memoria di quello che sto vivendo adesso. Anche se per esempio stavo vivendo un fenomeno, cioè, mi stavano per dire bullizzando, io dovevo, anche se magari delle cose uno cerca di dimenticarsene, vabbè, quelle brutte te le ricordi sulla tua pelle, però non tutti hanno quella cosa di salvare quello che avviene. E quindi io per ogni avvenimento bello, brutto che sia, che ovviamente non tutti, che rappresenta qualcosa di importante nel percorso di vita vissuta, ho cercato di memorizzare un dettaglio, qualcosa, quindi di un'ora ho preso, per dire, 10 minuti, 3 minuti, un minuto, pochi istanti, per poi ricordare, andare a ricordare poi, partendo da quel piccolo frammento di tempo, quello che è accaduto poi magari in quell'ora oppure in quella giornata. Ma consapevolmente? Tu hai fatto questo nei tuoi anni consapevolmente o inconsapevolmente? Questo, diciamo che no, io cercavo di ricordare, cercavo di ricordare le cose, ma più che altro per ricordare le persone. Mm-hmm. E cercavo di far sì che poi di essere protagonista in quelle situazioni, in modo che poi gli altri si ricordassero di me, ma non perché volevo essere ricordato, che c'era l'eroe oppure quella che ha fatto come leggenda, per dire, no? In modo per utilizzare un eufemismo, per far sì che le persone si ricordassero di me. Mm-hmm. Questo, dare qualcosa in più, un contributo in più, che costava anche impegno, che magari tu potevi farti da parte, dice, beh, viviamo questo senso, che niente, fa tanta fatica per poi cercare di lasciare una traccia negli altri. Quindi un po' inconsapevolmente, però più delle volte lo facevo con consapevolezza. Sì. Qual è? C'è una pagina, ovviamente questo è, come per tutti gli scrittori, un pezzo del tuo cuore, ma c'è una pagina che dici, guarda, questa l'amo, è la pagina del mio cuore, la mia pagina preferita, il mio figlio preferito. C'è qualcosa legato ovviamente ad un evento della tua vita, perché qui è un flusso continuo di eventi, di esperienze, belle e meno belle. Quale ci vuoi ricordare? Quale? Cosa vogliamo togliere? Qualcosa che possiamo dire, che possiamo, appunto, di cui possiamo parlare, che possiamo leggere se vuoi? Quale o cosa? Diciamo che per fare un tutt'uno, per mettere tutti insieme, perché come ti dicevo è sì, facciamo un
apri in console è stata una parentesi. Quello è voluto essere una parentesi perché anche lì andiamo a dedicare il libro a una persona scomparsa. Abbiamo fatto, c'eri anche tu, in maniera festeggiando anche con un evento che è stato, a me è piaciuto tantissimo perché abbiamo messo insieme persone che non facevano quello che, a parte Marco Antonio, che gli divertiva da tantissimo tempo. Quindi loro si sono, io li vedo ancora dopo, non è che sono stato, diciamo, voglio ergere ad artefice, però comunque è stato un là per far sì che loro tornassero a riprendere quella passione, quella, dedicarsi a quella la passione per la musica. E quindi, come prima cosa, nel tutt'uno, nell'insieme, la pagina che amo di più è la copertina di Nato a Capri. Questa qui, che qui, questa è la ristampa, e qui ci sono i miei tre nipoti. Questo l'ho fatta tornando da New York io. Ah, bellissimo. Sì, nel 2000. Oh, in bianco e nero, la sviluppo Celentano, di Roma, un bullino di una camera vecchia. Dietro, nella quarta di copertina, ci sono sempre loro, quando erano piccini. Però io questa l'amo, però amo tantissimo, quella che amo di più è la copertina di Nato a Capri, l'originale, quella dove c'è mia sorella in copertina da bambina. Non eri tu, era tua sorella, vero? Già, vero, l'avevi già sì, detto. Sì, chi dice, guarda, ma come se vede, no? Addirittura chi l'ha, figurati se tu a casa negli anni 70 ti mettevano un vestitino da... Sì. Uno scandalo, decisivo. Oddio, per l'amor di Dio. Poi ci siamo, vabbè, a Capri eravamo abituati un po' a essere più aperti, però era un po' scandaloso. Per quanto riguarda questo libro, è chiaro che io preferisco C'è sempre un'isola, quello che hai letto un po' poc'anzi, quel passo là, quel capitolo là, perché in quello ho immaginato di fare quelle passeggiate che faccio, quelle che fanno un po' tutti adesso con tanto di reportage fotografico, e la cosa bella è sono quelle autunnali, quelle fatte adesso, quelle sono le più, e lì c'è tanta poesia, tanta immaginazione. Capri diventa un luogo vasto, immenso, infinito, perché ci sono ogni piccolo angolo diventa un angolo di paradiso, perché quella solitudine, quella tranquillità è difficile da trovare, è difficile, è solo a Capri, è solo in determinate circostanze, con un determinato tipo di cielo, di foglie su cadute in terra, o colore degli alberi, o colore del mare, impressione del mare, anche umore del mare, puoi trovare solo lì, da nessun'altra, in nessun altro posto, a meno per quanto riguarda noi, perché siamo attaccati a quel posto, quindi quella è la parte più... Ok, ascolta, devo un po' leggere i messaggi. Allora, guarda, c'è Agnese che appunto fa un ricordo di tua sorella Rosaria. Ma dunque, praticamente, tu hai fatto la i tre ragazzi sono i figli di Rosaria, quindi? Sì. Ah, davvero? Allora, comunque c'è un ricordo di tua sorella, Rosaria, sempre nel mio cuore, ho dei cari ricordi di lei, una persona speciale. E tornando al discorso dei ricordi, Romana scrive: se ognuno di noi lasciasse una traccia, il mondo potrebbe riprodursi sotto l'egida dell'amore condiviso. Beh, sarebbe bello, bellissimo, ma irrealizzabile, non lo so. E poi ci sono una serie di saluti di tante persone che si stanno inserendo adesso. E tra l'altro anche mio amico, non li sa, Jacopo. E Jacopo. Ciao Jacopo, di nuovo Missi interviene. Ok, e poi Agnese parla di Io c'ero, una bella serata. Agnese, non so, forse ti riferisci allo scorso anno, alle ondine. Sì, Capri in console, sì, Capri in console. Ecco, sì, c'era Capri in console. Bene, ok. Allora, quindi, beh, su questa pagina, tra l'altro, poi questo devo dirlo, la famosa pagina 39 C'è sempre un'isola, mi sono innamorata di questa pagina perché sinceramente ci ho trovato anche degli spunti di cui tu mi hai omaggiato facendomi l'introduzione al mio libro di racconto, al mio nostro, perché è un romanzo collettivo, ti racconto... Ah, sì, infatti, bravo, sì, quindi, c'è analogia, come sì.
ho trovato degli spunti di quando pubblicavamo appunto un romanzo collettivo. Allora, Davide, ci avviamo piano piano alla conclusione, anche perché Instagram ci obbliga a mantenerci dentro i 60 minuti. Certo, ma anche per non annoiare le persone. Però, insomma, ci siamo ancora, però adesso lentamente ci avviamo ai saluti. Diciamo innanzitutto dove possiamo trovare questo libro, e dimmi, e questo lo troviamo sui maggiori store online, immagino, giusto? Sì, c'è online, penso sì, qualcosa, la Conchiglia, loro sono sempre, mi ospitano sempre, sì, Davide alla Conchiglia, sì. Ok, e va bene. Si trova online, mentre non sono andato a Capri, non si trova online perché quella è praticamente è un'autopubblicazione di fatta proprio ad autopubblicazione, quindi non c'è nessuna casa editrice, ho utilizzato soltanto la stampa, quindi soltanto quello, però gli altri sono, si trovano online, basta cercare. Chiaramente questo lo si cerca sotto Mino Z, gli altri come Davide Tizza, questo lo visto. Ok. Allora, quindi in consiglio di lettura c'è sempre un'isola, perché eccola che è passata, e noi abbiamo sempre Capri, però c'è sempre un'isola per tutti, nel bene e nel male, per cui è un libro consigliato da leggere. Quello che chiude, lo sai, è stata definita una vera e propria trilogia, tra di noi ci siamo parlati e è uscito fuori, beh, questo è un cerchio che si chiude ed è proprio una vera e propria trilogia, e quindi ti fa onore, perché il lavoro che ne è uscito assolutamente autentico è assolutamente da leggere. Davide, sono contenta perché abbiamo scambiato 4 chiacchiere, è stato molto molto piacevole, e quando ci ritroviamo adesso, che sia virtualmente o realmente, quando ci ritroveremo? Al tuo prossimo lavoro? Anche prima? Allora, dunque, praticamente, come dicevo, sono in debito di una presentazione che avremmo dovuto fare quest'estate, ma a fine estate, in primis la volevamo fare in primo acchito la volevamo fare a giugno, poi c'è stato un po' chiaramente di confusione in merito all'innominata patologia, e la volevamo spostare poi c'era intenzione di spostarla luglio-agosto, solo che poi ho deciso di, prima che impedissero poi oppure cercassero di limitare un po' la presenza e assembramenti, ho deciso proprio di cancellare, e questa era un programma di farla lì ad Anacapri, presso la Mediateca Cacace. Quindi sono in debito di una presentazione, sicuramente sì, andrà fatta la presentazione di C'è sempre un'isola, ovviamente ci sarà un'altra presentazione, non dico niente, però sarà una presentazione, ovviamente una presentazione particolare come quella che facemmo da Gemma, e poi nulla, dopo di questa poi Capri, smetto, quindi lascio un po' in pace i capresi, possono stare tranquilli, e ti ripeto, avevamo un programma di fare questa presentazione ad ottobre del 2021 a Londra, però penso che se tutto va bene riusciamo a rimandarla a dicembre, prima di Natale, al massimo alla primavera del 2022, dove presenterò questo nuovo romanzo che nulla ha a che fare con me, nulla a che fare, ti ripeto, ti ribadisco, con Capri, e niente di autobiografico, è un vero e proprio romanzo, anche magari sarà più lungo di tutti e tre messi insieme, di questi tre libri, è un'opera abbastanza. Ci stai già lavorando, giusto? Sì, anche perché tra l'altro la mia idea è di presentarla prima a Londra e non presentarlo in italiano, quindi presentare un romanzo in lingua inglese per poi tradurlo, cioè tradurlo dall'italiano all'inglese e poi presentarlo in italano successivamente. Bene. Quindi o faccio una brutta figura, oppure mi acclameranno oltreoceano e mi consacreranno. Per dire che ci troviamo a Londra, allora, va bene? Sì, certo. Un'ultima cosa, c'è anche la prefazione di Michele Di Sarno, che è veramente molto, molto, molto simpatico, ha un modo di
di scrivere molto, molto diretto, unico. È un così tanto bravo ragazzo che decisi di interpellare. Lui molto gentilmente ha accettato e sono stato felice, perché veramente è un ragazzo che sta crescendo pure lui, ovviamente, diventerà uomo pure lui, ha tante cose da dire. Sarebbe bene ascoltare pure le persone che hanno delle belle cose da dire pure, perché sono cose interessanti. Il discorso è che si tende più ad ascoltare le persone che dicono cazzate, scusami, che le persone, perché le cose interessanti a noi. Viviamo in un contesto dove si legge velocemente, per me quello non è leggere, cioè non è che attingere delle informazioni dai social possa essere ritenuto leggere. E quello più che altro è l'intrattenimento. Per leggere bisogna sfogliare i libri, bisogna leggere i libri, perché poi dopo si perde l'abitudine, si perde l'allenamento, e vedi che magari quando si prende un libro in mano, dopo 3-4 pagine ci sono persone che si spazientiscono. Ora, a prescindere dal fatto che il libro piaccia o meno, anche perché tra l'altro si presume che io un libro, ci sono dei libri che ancora non ho letto qui, sono circondato da libri in casa, però prima o poi penso che leggerò. Di molti altri so abbastanza di quel libro, però non ho letto tutto il libro. Altri l'ho letto più di una volta. Però la maggior parte di questi li ho comprati, li ho in casa perché sono interessato a quel tipo di libro, cioè non è che vado a... sì. Una mia amica mi ha chiesto di chiederti, chiedigli cosa sta leggendo adesso, vedi? Domanda precisa, mi ha chiesto, chiedi a Davide cosa sta leggendo adesso. Adesso è una cosa che vi sorprenderà tantissimo, non penso, sto leggendo Anna dei capelli rossi. Davvero? Ah. Il romanzo 1, perché non l'avevo mai letto, ricordavo il cartone animato, ho visto la serie, sto leggendo quello, e poi La bussola d'oro sto rileggendo, di Pullman, quello praticamente che hanno fatto, anche di quello è stata fatta una Is Dark Materials, una serie televisiva. Quindi sto affrontando un po' questo tipo di letture così un po', anche perché poi tra l'altro ce ne sarebbero tantissime da consigliare, da Caro Figlio ad Hemingway, passando per Pirandello, Tolstoi, che so, Anna Karenina, i classici, quella del Pace, oppure Agatha Christie, la scrittrice preferita di mamma, con 10 piccoli indiani, Assassini sull'Oriente Espresso. Quelli sono libri che a me piacciono tantissimo, che rileggerei anche, soprattutto 10 piccoli indiani, vabbè, Assassini sull'Oriente Espresso, Io ti uccido di Giorgio Faletti, come non poter leggere un libro del genere. Ce ne sono veramente veramente tanti da poter leggere, da poter consigliare, di classici e oppure romanzi codici. Frankenstein uno su tutti, quello l'ho riletto proprio l'inverno scorso per l'ennesima volta, è qualcosa di Umberto Eco, Il nome della rosa, bellissimo, bellissimo, vero. Sono tutti libri che tutti nomi che adesso mi vengono, diciamo così, a cuore, perché vedi, c'è talmente tanta letteratura, certamente George Orwell, c'è talmente tanta letteratura che è difficile credere che vi sia qualcuno che faccia fatica a leggere un libro di poche pagine, ma non perché parliamo di persone che non sappiano o non vogliono approfondire sotto l'aspetto culturale le loro esperienze, proprio che è una questione di pigrizia, sono diventati pigri perché tutto la vita è scorsa così, in maniera così veloce, che in molti soffrono poi di amnesia, e lì succedono i casini. Lì succedono i casini perché l'amnesia ci portano a dove ci sta. Questa situazione ci sta conducendo, perché è chiaro che bisogna essere preparati, ma non per andare in televisione a far vedere che si è studiato, ma bisogna essere preparati perché non bisogna farsi trovare impreparati, e noi ci siamo fatti trovare proprio impreparati, anche perché tra l'altro non è nemmeno colpa delle istituzioni, perché loro, noi sappiamo da una vita, cioè,
comunque si facevano imbrogli pure, si andava in galera pure nell'antica Roma, si facevano anche nell'antica Grecia, cioè, magari non si fidavano, infatti quando furono commissionate a figlia delle statue, nella fattispecie la statua che doveva andare poi nel Partenone, quella della dea Atena, dove c'era molto oro, di pesare l'oro per vedere se lui non avesse magari lucrato, sai, rubato l'oro. Quindi si sa l'oro, il loro compito qual è, perché è chiaro, se voglio essere disonesto faccio politico. Se voglio essere onesto non potrò mai fare politico, ma è proprio, diciamo, la prima regola un po' come un Fight Club, capito? Quella prima regola politica, essere disonesto. E il discorso è il problema è nostro, perché noi dobbiamo unirci quando ci sono i problemi. In questo caso, quello che dovremmo fare noi, per esempio, visto che Capri è una piccola comunità, metterci insieme, non pensare a chi l'ha fatto questa, a scontrarci, a ghettizzarci, a creare due fazioni perché ci sono due persone che si candidano, che poi alla fine sono sempre le stesse persone. Non è che posso stare una vita appresso a una persona, 50 anni appresso sempre alla stessa persona, e incordiarmi con gli altri sempre per difendere quello lì, che poi alla fine di me è quello. Non è che se ne importa il cittadino, buongiorno e buonasera, dammi il voto, per piacere, quando me l'hai dato va bene così. E bisogna unirsi, perché noi a Capri, e questo bisogna farlo in tempi di guerra, perché in tempi di guerra tu devi mettere anche, magari, che ne so, dire per esempio, tornando, chiudiamo perché altrimenti ci chiudiamo tantissimo, a grandissime opere, no? Per dire, io tra Tolkien e Double R. Martin, quello George Martin del Trono di Spade, preferisco migliaia di volte Tolkien. Chiaramente però il Trono di Spade come serie televisiva, quindi loro stavano aspettando, sapevano che stava per arrivare questa minaccia, stavano sotto attacco, quindi dovevano accaparrarsi, fare mettere da parte quanto più grano possibile per affrontare questo lungo inverno, perché non si sapeva quando potesse essere questo inverno. E la stessa cosa dobbiamo fare noi, adesso il problema c'è. Quindi nel momento in cui, in tempo di guerra, dobbiamo pensare poi, nel momento in cui possiamo uscire allo scoperto, di metterci, e questo dobbiamo fare noi cittadini, non possiamo aspettare che lo facciano coloro che per pigrizia sono lì, perché ormai parliamoci che dice sempre, la gente è più interessata nemmeno più ai soldi, al potere, ci sono sempre quelli lì, però all'immagine, andare sui social, in televisione, a fare interviste, l'isola più bella del mondo, le persone ormai si è più interessata, manco più all'ambuglia, si è interessata a queste cose qua. Quindi è chiaro che noi dobbiamo vedere di associarci per creare una struttura che possa perlomeno garantirci di curarci, piccola, 30, 40 post, questo è tutto. Bene, chiudiamo qui. Sta arrivando il countdown di Instagram. Oh mamma, siamo già arrivati a 60 minuti, accidenti. No, sì. Allora Davide, saluto a tutti, grazie a tutti coloro che sono stati così gentili e pazienti di seguirci, e noi ci vediamo, ci sentiamo presto, la primavera arriverà. Buona lettura a tutti con C'è sempre un'isola di Mino Zeta, Davide Tizzano, un bacio a tutti, Davide un bacio a te mamma e ciao. Grazie Costanza, buona serata, ciao.